Davanti il palazzo della Guardia Repubblicana questa mattina c'è stato un massacro. Era l'alba quando i sostenitori del presidente deposto Mohamed Morsi, inginocchiati a pregare, hanno sentito un sibilo, poi due, tre, fino a realizzare che ci si trovava nel mezzo di una scarica di proiettili. I militari, secondo i fratelli musulmani, avrebbero aperto il fuoco per primi mirando al bivacco dove erano concentrati i manifestanti per un sit-in di protesta e preghiera. 51 i morti per il responsabile dei servizi di emergenza, tra le vittime anche alcune donne, mentre sono più di 400 i feriti, smentita invece la presenza di minori. A testimoniare quanto sia caotica la situazione anche l'incertezza su quanto realmente accaduto. L'esercito, attraverso una fonte anonima, ha negato tutto, fornendo una versione dei fatti completamente capovolta. A sparare per primo sarebbe stato un comando di terroristi che alle prime luci dell'alba avrebbe sferrato un attacco alla caserma. Queste immagini proverebbero la presenza dei terroristi. È mistero su cosa o chi abbia realmente aperto il fuoco per primo. Forse l'inchiesta ordinata dal presidente ad interim Adli Mansour ci dirà come sono andate le cose, ma da questa mattina il Cairo è una città ancora più isolata. Nessuno entra e nessuno esce, tutti i ponti di raccordo sono stati chiusi dai militari, mentre nei palazzi di governo si lavora alla riconciliazione. Sebbene i segnali di insofferenza politica si moltiplichino, i colloqui restano l'unica via per porre fine alla spirale di violenza che sta portando l'Egitto dritto alla guerra civile.